Accolti dal vostro applauso, andiamo a salutare i detentori del Palio del 1996, il Rione Monticello, amici che siete davanti alla mia postazione. Sì, non erano i vigili, ragazzi, no, lo dico perché qualcuno era un po' distratto, sono le maggiorette del Rione Monticello, accolta il vostro applauso, ovviamente, no? Se no che stiamo a fare qua? Dai, scaldiamoci un po', perché effettivamente loro ancora hanno giri da fare e vediamo un pochettino come hanno sviluppato il tema dei consigli per gli acquisti. Beh, sappiamo che la notte porta consiglio e effettivamente quante notti insonni abbiamo passato davanti al piccolo schermo cercando magari, che ne so, un film d'annata, un film di Alberto Sordi, un film di Manfredi, giusto perché magari intorno a mezzanotte, mezzanotte e mezza, soprattutto magari quando uno gli passa il sonno, e la cosa può capitare spessissimo, in particolar modo poi magari quando uno è in overdose di lavoro, effettivamente ci ritroviamo davanti alla televisione a farci una scorpacciata di pubblicità. Quindi una notte che porta consiglio, sì, ma ovviamente a livello pubblicitario, per gli acquisti ovviamente. Il nostro protagonista, mi riferisco appunto al Rione Monticello, vive un sogno bellissimo ed è circondato da sirene che con le loro reti, i loro canti lo vogliono irretire e corrompere per fargli acquistare un biglietto. Un biglietto sicuramente sì, però non un biglietto della lotteria o un gratta e vinci o un qualcosa che possa permettergli di fare la vita del milionario, addirittura del miliardario, ma un biglietto addirittura per l'Europa, e ovviamente qua il riferimento è puramente casuale. Thank you.
applauso, ragazzi, per le stupende maggiorette del Rione Monticello con The Rhythm is Magic. Mari, Claire, Dubaldo già hanno effettivamente fatto così diventare un po' cicloni tutti quanti, eh? Oh, bene, 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 bene. Abbiamo visto questi prologhi di sirene e questo botteghino targato Europa Unita. E effettivamente questo è il tema ricorrente un pochettino da un anno a questa parte, perché effettivamente l'Europa è un sogno o sarà una realtà, chi lo sa. E i consigli per gli acquisti di Rione Monticello effettivamente fanno vedere che c'è un'attenzione particolare da parte di un personaggio politico per l'Europa Unita, questa unità europea non soltanto da un punto di vista geografico ma soprattutto monetario. E effettivamente la moneta poi è il trade union dei consigli per gli acquisti, perché effettivamente credo che sia molto difficile andare a comprare un qualcosa visto in TV, sentito alla radio, se non abbiamo i soldi. E effettivamente i soldi, se hanno un potere d'acquisto maggiore, possiamo comprare più roba. Se invece il potere d'acquisto è minore, come poteva essere la nostra tanto bistrattata liretta fino a un po' di tempo fa, effettivamente le cose da comprare erano poche, e magari con l'entrata in Europa potremmo magari, che ne so, arricchirci sotto tutti i punti di vista. Ebbene, abbiamo parlato di questa notte che porta consigli per gli acquisti secondo gli amici del Rione Bianco Celeste del Monticello, e vediamo questo nostro amico protagonista che vive questo sogno di questo sogno bellissimo, di questo appunto sogno di essere circondato da bellissime sirene che lo vanno a irretire per fargli acquistare questo biglietto per l'Europa. E il sogno si fa più concreto poi con l'acquisto di questo biglietto. È un vertiginoso roteare appunto di margherite, ci chiede euro sì o euro no. Intanto andiamo a salutare le micro maggiorette che poi dagli anni prossimi andranno a sfilare. Vedete, io dalla mia postazione ne vedo una carinissima che apre in seconda posizione ed è proprio a tempo. Salutiamo! E effettivamente, come vedete, l'amore per la contrada, l'amore per il Rione non ha assolutamente età, e la cosa non può che andare a sottolineare l'attaccamento degli amici di Gallicano per il Rione e per questa manifestazione. Continua intanto la sfilata qui sotto la mia postazione del Rione Monticello, mentre io credo che lungo il percorso si stiano snodando gli altri rioni che ho già visto sfilare sotto la mia posizione, cioè Borgo Antico e Bufali. E quindi effettivamente avrete modo e maniera, amici che mi seguite dal circuito, e effettivamente di andare a valutare se quello che ho detto è giusto quantomeno in parte. Intanto abbiamo qui queste amiche appunto del Monticello che continuano a prendere posizione nell'ambito del percorso con una cornucopia, una cornucopia che è il simbolo dell'abbondanza, il simbolo della fertilità, il simbolo della fortuna. E effettivamente cornucopia che è diventata di moda grazie anche in questi ultimi tempi alla pubblicità legata alla faccia di Nancy Brilli, questa dea bendata che bacia un attimino quelli che hanno avuto modo e maniera di scommettere sulle corse dei cavalli. E effettivamente a chi non piacerebbe essere baciato dalla dea bendata, magari proprio come Nancy Brilli, ma sicuramente anche come una delle bellezze appunto qui di Gallicano, per poi realizzare il sogno della propria vita. E effettivamente è quello che gli amici del Monticello vanno a sottolineare con questo dragone, se vogliamo, con questa sirena che con questa cornucopia va ad allettare il nostro amico che dorme tranquillo, beato, effettivamente in questa terra di nessuno che è il sogno, effettivamente sulle braccia, nelle braccia di Morfeo, che nella mitologia greca era colui
che anticipava Thanatos, che era poi la morte, quindi Morfeo era quello che effettivamente prima coccolava e poi il fratello Thanatos fregava, mentre invece questo nostro amico tra le braccia di Morfeo fa di quei sogni ma talmente belli che lo vediamo da questa espressione placida, addormentata, effettivamente quello che spesso capita anche a noi una volta che ci addormentiamo sul divano, quando appunto c'è uno come Maurizio Costanzo che comincia a fare poi consigli per gli acquisti, allora uno si fa una bella ronfatella fino a che appunto non viene svegliato alle 2, alle 3 di notte da qualche familiare, dice ma che fai ancora in piedi a quest'ora. Proprio nel bel mezzo dei sogni viene irretito questo nostro amico di cartapesta da questa sirena che con questa coda suadente quasi quasi lo ipnotizza, mentre invece questo dragone che dietro naturalmente la bella faccia della sirena va a promettere cose sicuramente non buone, ma sappiamo che la pubblicità può anche essere un gran diavolo tentatore e quanti di noi non l'hanno provato sulla propria pelle. Intanto la cornucopia continua a elargire gettoni d'oro, dobloni, sesterzi, zecchini, insomma tutto quello che effettivamente ognuno di noi vorrebbe una volta nella vita, fare un bagno alla Paperon de Paperoni. C'è naturalmente qualche un po' di rallentamento perché il carro sta girando, quindi chiediamo la massima collaborazione anche da parte del pubblico che è lungo il percorso. E intanto il carro con il nostro amico addormentato con questa bella cappellino da notte, quello che in gergo almeno nella Lucchesia si chiama la ciuccia, quello che uno si mette generalmente d'inverno per ripararsi da raffreddori e sinusiti, lo vediamo che dorme sul carro, ma lo vediamo che dorme anche dietro, guardatelo, il nostro amico tutto con questo bel pigiamino arancione assaggia la morbidezza del materasso, eccola, buona camicia a tutti, questo sembra il cambio della Permaflex, lo vedete là dietro stravaccato in mezzo alla piazza mentre sta cercando di prendere sonno nonostante il drago della pubblicità cerchi in qualsiasi maniera di svegliarlo con i ritmi assordanti, perché spesso appunto capita che la pubblicità sia a un volume decisamente superiore rispetto a quello dei consueti programmi. E vediamo il nostro amico in carne ed ossa irretito da queste stupende, ammalianti, sensuali e bellissime sirene che, come nella pubblicità di un noto paio di jeans che ultimamente sta imperversando sugli schermi del PIC della TV, effettivamente questo non va sott'acqua, ma nel suo bel cestone, nella sua zattera di lana, si sta facendo irretire e credo che ognuno di noi vorrebbe essere al suo posto in questo momento da queste bellissime sirene che stanno danzando intorno a lui, queste sirene della pubblicità. E allora io direi di sottolineare con un applauso anche questa allegoria sicuramente simpatica degli amici del Rione Monticello. Si è svegliato? Come ha dormito? Tutto bene? Ehi di sotto, così così era un po' duretto, però devo dire che effettivamente ha dormito un po' la compagnia. Complimenti, lei sì che se ne intende, complimentissimi. Vediamo che il nostro amico riprende la sua zattera, le sirene continuano a stendere le loro reti cercando di fare riti propiziatori per andare ancora una volta a far cadere, a far loro questo povero utente televisivo che incomincia. Guarda, lo vedo da qui dalla mia postazione, vedo che già c'ha l'occhio a mezz'asta. Confermatela giù dietro? Com'è? Sveglio un po' così così? Lo vedo un po' bracco. Sì, guarda, perde colpi. È ancora più imbarbugito del solito. Vedrai che adesso fa un'altra dormitella. Scommettiamo. Ah, ecco, si è svegliato.
l'ho detto io. L'ho visto un po' bracco. E dai. E io ragazzi vorrei un applauso per queste sirene, bravissime, oltre che belle con questi sgrilluccicanti vestiti d'argento che ricordano naturalmente le profondità degli abissi, ma non solo, ricordano anche il sole, ricordano anche così il clima di Gallicano, che effettivamente è un clima particolarmente adatto a chi vuole magari fare un po' di villeggiatura. Questo lo dico perché l'ho già ripetuto prima nel collegamento con gli amici di Radio Babilonia, che effettivamente a Gallicano si sta veramente molto bene, anche perché c'è questa manifestazione che non può non attirare una attenzione particolare. Allora, si è svegliato il nostro amico dal pigiamino arancione, le sirene continuano naturalmente dal fondo degli abissi della pubblicità a cercare di portarselo dietro affinché possa comprare un qualche prodotto, un qualche dentifricio, una qualche saponetta, chi lo sa, un qualcosa che però faccia effettivamente felice chi è deputato a vendere.
Continuano quindi a defluire le sirene del rione Monticello dalla profondità degli abissi siderali del mare della pubblicità. È effettivamente molto suggestiva l'idea appunto di queste sirene, di queste onde. E intanto vediamo che c'è entrato in campo qui davanti appunto alla mia postazione un altro carro allegorico del rione Monticello, perché abbiamo visto il carro appunto dell'amico che dormiva, poi impersonificato dall'addormentato col pigiama arancione, che voleva, si faceva irretire appunto da queste sirene che continuano le loro danze subacquee per cercare appunto di portarselo dietro. Ed entra in campo un signore con queste margherite, e vediamo appunto che arriva appunto su questo campo, questi numeri, effettivamente per arrivare in Europa ci vogliono i numeri, che sono importantissimi da tutti i punti di vista, lo leggiamo ogni giorno sulla carta stampata. E c'è un signore che arriva in bicicletta, lo vediamo, bello tranquillo, una bicicletta che credo che sia targata a Bologna, e arriva appunto alle porte dell'Europa. Questo signore ci rappresenta un pochettino, e lo conosciamo un pochettino tutti quanti, insomma, mortadella, Bologna, bicicletta, insomma, facciamo presto ad arrivare di chi stiamo parlando. Eccolo qua, abbiamo preso un biglietto per l'Europa e vediamo un po' qui questa lotteria. Eccolo qua, vediamo se questo ciclista ci porterà in Europa, è targato Bologna, è una gara, vediamo un pochettino, ci sono dei limiti di velocità, l'hanno fermato, ma il ciclista cerca di arrivare al traguardo, perché arrivare in Europa è sicuramente importante e fondamentale per tutti noi, perché è lui che ci rappresenta verso la volata dell'Europa e arriva. Amici, qui Adriano De Zanda Gallicano, ce l'ha fatta il nostro ciclista a arrivare in Europa, ma viene respinto incredibilmente sull'Alpe d'Huez. Non è Indurain, non è Pantani, è una strega che cerca di scacciare questo povero signore dall'Europa. Una cosa veramente incredibile, una sceneggiata napoletana alla Mario Merola, ma è piena e carica di significati con queste margherite che hanno salutato la partenza di questo signore con la mortadella di Bologna, che è partito col coro incoraggiante di queste margherite che ha detto euro sì, dai che ce la fai. Lui è partito in tromba, ma è stato respinto da queste, addirittura a spazzolate, dalla signora Europa, questa signora che mi ricordava un po' la signora Maria, che faceva presto ma non puliva il vanto. Però eccole qua, le nostre margherite filoeuropee che cercano di così ingraziarsi quelle che sono le giannizzere dell'Europa, Europa che sicuramente ci aspetta, ma la domanda è per quanto. Ovviamente questo si ricollega sempre alla pubblicità, consigli per gli acquisti, perché poi effettivamente questo signore
Beh, è quello che fa anche, se vogliamo, la pubblicità al nostro paese, al nostro piccolo stivale, alla nostra piccola Italia, che effettivamente ha bisogno di essere un po' più reclamizzata. E si arrabbia come un pazzo. Ma scusi, ma non l'ha fatto arrivare un'Onofala in bicicletta? Ma la cosa incredibile, ha fatto una volata per niente. Ma ci riprovi, ma lo, gliene canti due, ma glielo dica un po'. Qui della piazza, io vorrei vedervi un po' anche a tempo, perché mi sembrate un po' freddini questa sera, ma so che è la serata finale, però magari battere le mani a tempo, a ritmo, può essere sicuramente un modo per scaldare anche gli animi di queste nostre margherite del rione Monticello, che vanno a precedere l'arrivo dell'Europa, e quelli che non ci vogliono ci prendono, ai noi, a spazzolate. Beh ragazzi, un applauso per queste margherite che ci hanno un po' scaldato, dai, fatevi sentire qui davanti dalla mia postazione, perché adesso comincerà poi anche il secondo giro, effettivamente saremo nel clou e vediamo, io vedo davanti ai miei occhi le damigelle di questa Europa che ci hanno così un pochettino malvoluto, un'Europa un po' in carne, se devo dire, però molto graziosa. Buonasera signor Europa, lieto di avere la sua presenza qui a Gallicano, e l'euro ingresso è lei, abita a Maastricht come molti di voi sapranno, e questo viene naturalmente sottolineato anche dalla bionda capigliatura della signora Europa, che effettivamente di tipi latini e mediterranei senza soldi non sa che farsene, e conseguentemente che cosa accade? Accade che la signora Europa dice: beh, se i soldi non ce l'hai, una brutta fine farai. Ed è proprio la fine del nostro povero amico, che va a finire in una barca, beh, diciamo non proprio dignitosa, una barca dove effettivamente diciamo non tutti vorrebbero farci un bagno, e purtroppo insomma è la purga che ci vuole effettivamente per povero il nostro amico. Lo vediamo reduce da un viaggio particolarmente poco felice, e lo denota anche lo sguardo catatonico assente della serie: ma dove sono finito? Ma guarda un po' che razza, me volevo fare il natante, e guarda un po' dove sto a finire, eh? Comunque questa sfilata si chiude con la scenetta da qui all'eternità in un clima ovviamente di cambiamento, perché questi nuovi scolari sono le leve che porteranno poi questo signore in Europa. Ed eccole qua, le nuove leve, i nuovi scolaretti, sì. I nuovi cittadini. Malgrado la rabbia dei respinti, calma, calma, su, la cura c'è, eccola qui, vitamina pill, i pacchi di patto sociale,
concentrato di riforme e una preziosa pillola. Ragazzi, spostatevi, Lo so, mal di pancia assicurato, ma la pillola depura e intensifica la cura. Giù, ragazzi. Ascoltatemi, il biglietto si è acquistato e la sirena ci ha consigliato. Non si è accorta però la sbadata che la data era sbagliata. Un'analisi affrettata. Euro no 97, ma euro sì del 98. Festa grande! E con noi sono le speranze e le riforme del domani. Altro biglietto, altra corsa. Altro biglietto, altra corsa. Questo, forse voi non lo sapete, ma il dottore qui davanti è il fratello di Rosy Bindi. Buonasera. Signor Bindi, come va? Buonasera a lei, è un piacere conoscerla. Una furghetta e passa tutto, signor Siori. Sì. Ebbene, questa è la morale del Rione Monticello, veramente molto simpatica, a sfondo effettivamente sociale, e le nuove leve saranno quelle che solleveranno poi le sorti del nostro paese. E avete sentito, euro no 97 ma euro sì 98, quindi la speranza degli abitanti del Rione Monticello è quello di entrare e magari in Europa e magari pagare la carta igienica in euro, perché effettivamente insomma due o tre rotoli ne vengano di più e non fa mai male, insomma è un bel risparmio. Bene, devo dire che come primo giro è stato sicuramente una cosa molto molto simpatica. Non saprei veramente cosa scegliere, se fossi uno della giuria non saprei veramente cosa dire, perché siamo passati qui sotto appunto la mia postazione, nel mio terrazzo, un caleidoscopio di colori, di personaggi, di situazioni, da situazioni più frivole a situazioni che socialmente interpretate ed esplicate, come ho visto in questo caso per quanto riguarda appunto il Rione Monticello. Io è la prima volta che vengo appunto qui a Gallicano e mi dispiace soltanto di una cosa, di non aver partecipato alle altre edizioni, perché sono sicuro che sarò un ospite fisso di questa manifestazione, o in veste di presentatore ma sicuramente anche in veste di spettatore, perché effettivamente è una cosa molto molto bella che non ha niente a che invidiare con i carnevali più famosi, visto quantomeno l'amore, la partecipazione, il divertimento che c'è da parte dei contradaioli di questi tre rioni che si sono effettivamente animati di tutto punto per cercare di andare a strappare punti importanti affinché il proprio rione possa andare a portarsi in sede sociale il cencio, il palio, quest'anno disegnato da uno dei carristi del carnevale di Viareggio più famosi, Arnaldo Galli, che è veramente un'istituzione della cartapesta, e c'è questo fil rouge, questa trade union tra Gallicano e Viareggio, ed effettivamente devo dire che
magari per spirito così di toscanità, per spirito di provincialità, di provincialismo, quello che volete, però effettivamente il carnevale di Gallicano niente ha a che invidiare a carnevali come Putignano Centro, perché effettivamente qui basta ancora poco per andare a superare carnevali che sulla carta sono più blasonati, ma in realtà effettivamente altro non fanno che replicare quello che viene fatto in carnevali più importanti. Però l'atmosfera è, questo me lo conferma anche il vostro applauso da tutto il circuito, io vorrei sentire il vostro applauso per tutti, da tutte le postazioni, dove vi sentite? Perché voglio che Gallicano si faccia sentire tutta la Carpagnana stasera, quindi ancora più forte, dai, 1, 2, 3, applausone, dai! Siamo qua, siamo a Gallicano ragazzi, quindi io, mi hanno telefonato poc'anzi, ci sono due macchinate di persone che stanno arrivando e altre se ne aggiungeranno dalla Versilia, perché abbiamo fatto due collegamenti con Radio Babilonia e io ho fatto presente di questa manifestazione di Gallicano, del Carnevale, e c'è gente che ha piuttosto ha preferito perdere il festival latinoamericano e venire a Gallicano, perché in effetti è una situazione molto molto bella, quindi la cosa penso possa fare piacere agli amici della Proloco. Oh, per fare un po' il punto della situazione, allora l'ultimo rione che ha vinto è il rione, come ho già detto, Monticello, ma dal 93 al 95 il rione Borgo Antico si è aggiudicato ben 3 pari di seguito, nel 92 hanno vinto i Bufali e il Borgo Antico poi è stato assoluto padrone dall'88 al 91. Sapete che poi dall'82 all'86 il palio non si è disputato e nella prima edizione dopo il break i Bufali appunto si sono aggiudicati il palio. E accolte dal vostro applauso andiamo a salutare nuovamente le diavolesse del Borgo Antico che arrivano più scalmanate che mai direttamente dai gironi più caldi effettivamente del purgatorio. Arrivano con questa, come ho già detto in precedenza, satanessa, si può dire, no, non lo so, però è scalmanata, quindi lo vediamo, lei sul carro e ovviamente anche le sue adepte che con questi fumogeni fanno effettivamente un po' di atmosfera, devo dire, molto calda. Satanessa più scalmana che mai ragazzi, dietro
Le avete viste anche voi, c'è Caronte e il suo amico che la traghettano al di là della piazza. È un applauso da parte vostra e credo che sia doveroso, no, per queste ragazze. Ovviamente io sottolineo ancora una volta, come mi hanno pregato di fare, che i diavoli poco hanno a che fare con il tema inerente ai consigli per artisti, però volendo io penso che possano essere sicuramente inseriti in questo contesto, perché cari voi, cosa dobbiamo dire? Cosa c'è di più tentatrice diabolica della pubblicità? Ebbene, penso che queste diavolesse, ancora una volta salutate dal vostro applauso, posano i forconi, quindi adesso fortunatamente innocue, ebbene, vanno a simboleggiare appunto quello che è il rapporto di peccato, di peccaminoso che c'è nei confronti della pubblicità. Ma io, mi sembra che la maggior parte degli uomini, guardando queste diavolesse, poco pensa alla pubblicità, ma sicuramente a virtù, ad altre virtù. Amici che siete su un percorso, io penso che vi stiate gustando gli altri rioni che sono appunto sulla addirittura di arrivo, per poi ritornare qui nella piazza principale, dove appunto è situata la postazione da dove vi parla la voce di Riccardo Davide di Radio Babilonia, che appunto vi commenta questo defilé, questa sfilata, questa sicuramente allegoria che abbiamo già commentato. E il bello di rivedere poi i carri è andare a ricercare poi quei piccoli particolari che magari di primo acchito sono magari sfuggiti o non si è prestato attenzione perché si guardava qualcos'altro, e credo che questo possa essere sicuramente utile anche per i giurati per una valutazione ancora più raffinata, più ricercata, più puntigliosa e meticolosa, per poi assegnare il punteggio. Ricordo che al primo rione classificato nella sfilata toccano 35 punti, 20 al secondo e 5 al terzo, quindi 15 punti di differenza tra l'uno e l'altro. E ricordo anche la situazione di classifica fino a questo momento per quanto concerne la situazione dopo i vari giochi. È in testa il rione Monticello con 30 punti, Bufale 27 e il Borgo Antico con 15, però effettivamente tutto può accadere questa sera anche in virtù dei punteggi, ecco perché questa è la sera, se vogliamo, definitiva. Oh, io voglio salutare non solo gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dei Defliant che avete avuto modo di trovare un po' per tutta Gallicano, ma volevo ringraziare anche il Conad Margherita di Gallicano che augura a tutti buone vacanze e vi ricorda l'offerta promozionale con i prodotti dal 17 al 26 luglio, quindi arrivederci a presto dal Margherita Conad di Gallicano. Le diavolesse del rione Borgo Antico si stanno accompinquando verso climi più caldi per lasciare il posto, come già detto in precedenza, a questo telecomando girevole che zapping, ecco, questa è un vocabolo, se vogliamo, onomatopeico, perché per dire cambio canale in continuazione in italiano effettivamente suona un po' male. Questi pinocchietti che sono così irretiti dal mangiafuoco televisivo vengono immobilizzati e continuano così a correre con le loro braccia, le loro piccole gambe di legno, cercando di scappare o magari andando incontro alla pubblicità. Chi lo sa, intanto Mangiafuoco tira le fila di questa rappresentazione. Thank you.
eccoli qua attivati, Pinocchietti. Qualcuno un po' più scarico mi sembra, qualcuno più attivo, ne vedo un paio che sono veramente al pubblicotone, li chiama a raccolta dietro di sé, il nostro mangiafuoco, e via veloci ancora gli ordini di questo gran burattinaio che tesse le fila e i movimenti di questi piccoli pupazzetti di legno, non in carne d'ossa, ma nella rappresentazione, effettivamente sono piccoli burattini di legno che vengono manovrati, così come noi spesso veniamo manovrati dai messaggi pubblici. Ragazzi del Rione Borgo Antico con il loro Pinocchio. Il posto nella realtà quotidiana come persone dotate di grande scaltrezza e sempre pronte a mettere in mezzo il prossimo. Gatto e la Volpe che sono rappresentati in questo carro, dove appunto nessuno faccia patti né con la Volpe né col gatto, perché è sicuramente importante, poi come diceva Trapattoni, il mister della Juventus, non dire gatto se non lati il sacco, è una frase che nessuno ha mai capito, però effettivamente ne parlavano solo di gatto ma anche di volpi. Allora, gatti e volpi vengono degnamente e carinamente rappresentati da splendide fanciulle che seguono il carro con il gatto e la volpe, con un brano di Edoardo Bennato che abbiamo cantato per anni e anni e anni. Il primo che sapeva suonare la chitarra generalmente cantava questa, e vediamo che il Pinocchio è proprio nelle grinfie di gatti e volpi. Non sapremo ascoltare la qualità.
si è interrotto sul divo da Hit Parade. Oh, che peccato. Comunque, so...